4, 1, 2, 3 sul 4. Degli esteri, cioè colui che manda il nostro suono fuori, il nostro ambasciatore. Scambiatevi un segno di pace. Very 70. Thank you.
scritto un sogno lungo la mia strada. Una lacrima non mi disseterà, ma almeno i sogni, vada come vada, non si piegano a nessuna volontà. Ho sognato che la cosa più importante non è chi sei, ma quel che vuoi. PFM per me è come una storia che comincia da capo. Io vedo una situazione che nasce, non solo per me ma anche per gli altri. Per me la PFM è sempre stato un punto di riferimento musicale. Per me è una valvola, un'uscita di sicurezza sulla vita di oggi, ecco. È parte della mia vita. Nel bene e nel male, nel senso che è una cosa, è un'esperienza oltre che musicale personale, perché ho vissuto e condiviso con i miei amici e compagni di viaggio esperienze incredibili. Il modo per esprimere tutta la musicalità che avevo dentro e insieme a loro sono riuscito a tradurre i miei sentimenti in musica. È qualcosa che scorre dentro il mio sangue, questo piccolo DNA che ha formato una serie di sensazioni che sono indelebili. PFM per me rappresenta sempre un grande stimolo, perché so che tutte le volte che andiamo sul palco c'è la scintilla. C'è una canzone particolare che mi piace di loro, si chiama Celebration. Ed è un pezzo che io avrei voluto suonare, ma per quanto mi riguarda è una roba impossibile, perché la suona Franz e come la suona lui la può fare solo lui al mondo, primo. Secondo, sono gli altri che la possono suonare solo con Franz, perché non sarebbe la stessa cosa. Non c'è un pezzo particolare, perché i pezzi sono tutti sicuramente molto impegnativi e molto difficili da suonare per me, per cui richiedono tutti una grandissima attenzione. È una canzone che ho scritto io, che è La Luna Nuova, e sono legato a questa canzone specialmente per quando l'ho scritta. Ero in una stanzina assieme a un amico mio che si chiamava Eddie Busnello, che era un sassofonista straordinario. La Luna Nuova, perché La Luna Nuova trovo che sia nell'arco di 6 minuti quasi un pezzo d'opera. Ricordo Eddie Busnello che era di fronte a me quando suonavo questo pezzo che lo stavo scrivendo, e mi diceva: questo pezzo è bellissimo, farà successo. Io ho detto: ma figurati, questo è un pezzo troppo difficile, troppo complicato. Aveva ragione lui. Ci sono forse due brani ai quali io sono personalmente più legato, che sono Photos of Ghost e River of Life, ma credo più per un fatto di sensibilità musicale mia. Come chitarrista ce ne sono due. Uno si chiama Peninsula ed è una composizione che è nata negli Stati Uniti quando lontano da casa da molto tempo, ed è stato un po' un raccogliere sensazioni che vivevamo insieme anche musicalmente. Ci sono diverse canzoni, sono canzoni che suono e sono molto coinvolto come batterista. Potrebbe essere il primo pezzo, La Carozza di Hans, è molto suggestiva perché è come una corsa
di un gran premio, parte a un'accelerazione incredibile, proprio da 0 a 100 in pochissimi secondi, per cui c'è l'adrenalina che parte a mille. Poi ce n'è un'altra che amo particolarmente, River of Life, perché rappresenta anche nel testo in inglese uno scorrere, un fluire di emozioni diverse. Invece dal punto di vista vocale, uno in particolare che amo molto è Dove e Quando, perché è una bellissima musica italiana che ricorda questi madrigali del Cinquecento. Out of the Roundabout è un altro di questi brani, però questo è un brano che parla di una jet lag, una sorta di disagio che si prova quando si passa da un continente all'altro. Promenade The Puzzle, che vuol dire la passeggiata di uno scherzo. E in questo brano mi diverte molto, perché il testo narra della follia di questo personaggio all'interno di questa canzone, quindi mi permette di essere folle, e io sono un folle sul palco. Non trovo che ci sia una grossa differenza tra il pubblico giapponese o italiano, o anche il pubblico in generale. Il pubblico reagisce alla musica che sente, per cui è molto bello vedere che il pubblico reagisce qui nello stesso modo, non esattamente, però comunque ci sono dei punti precisi in cui reagiscono come i nostri ragazzi italiani, e questo è molto bello. Cose bellissime dei fan della PFM, che sono una famiglia, un po' come la PFM è una famiglia, no? Anche i fan della PFM sono una famiglia, siamo una quantità di cugini in giro per il mondo, ed è una famiglia molto unita, molto, molto solida, molto forte. Io vorrei dire ai fan di PFM: state come siete, non cambiate mai, e noi non cambieremo mai. Spero di rivedervi fra 27 anni, ecco, questo è un augurio a noi e un augurio a quelli che stasera o in questi giorni ci sono venuti a incontrarci e ascoltare il nostro concerto. Il messaggio è che sta succedendo una cosa davvero molto bella a questo gruppo, sta riscoprendo la voglia di suonare con piacere e con fantasia, e questo piacere e questa fantasia è una cosa davvero vera che succede tutte le sere sul palcoscenico. Non so cosa mi succede, ma ho la stessa voglia di 30 anni fa di suonare, e quindi spero di festeggiare 30 anni ancora, e ci vedremo sicuramente sui palchi, non solo qui, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ciao. We'll be right back.
la carrozza attende già, non ti voltare, la cassetta sale e va, non ti fermare, suona un corno da cocchiere, lustra l'abito da re, e la carrozza di Hans. Strade, strade correrai, senza contare, cieli, cieli finirai, tu sai volare, suona un corno da cocchiere, metti il navito da re, la carrozza di
Thank you.
place with silver by stars and whisper our moves. Thank you.
Grazie ancora. Grazie. 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 Arigato gozaimasu. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Questi due brani erano dall'album Photos of Ghost, il nostro primo album internazionale. E vogliamo andare di corsa perché c'è molta musica, quindi il prossimo brano, tratto dall'album Jetlag, è un brano strumentale e si chiama Peninsula. Sì, è un brano con una... con un feeling particolare, provo a dirlo in giapponese. Feeling is like konokyo kuwa. Italiano feeling, no? Nostalgivo. Arawashita mono desu. Thank you.
Franco Mussida nel chitarra. From Chocolate Kings out of the Roundabout. Got a skin of sun, I'm really self. Got a fitting town to offer to the rain. It's the referee when winter plays the ball. Running out of time to celebrate for all of the roundabout. All of the roundabout. Big
Lucio, alive. Ok, la rivoluzione. Dal nostro ultimo album, Serendipity, la rivoluzione. Ma
No, 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 no.
is called, questo si chiama Promenade The Puzzle. Chinese rice paper poet, dips his paint brush in the silence of the lake which mirrors the sky. Mm-hmm.
dance around the haystack. When the maestro blows his trumpet, Ben's men hammer at a cafe for the gypsies. You know which funnel choir boys pull on a zigzag of the monkey's dream piano. Fish eat stolen keys in a river when the wooden thank you.
Flavio Premoli. Grazie.
Questo brano si chiama Maestro della Voce, dall'album Suonare, Suonare. Thank you.
Questa canzone si chiama Si può fare, da Suonare Suonare. Thank you.
dietro di me alla batteria, please welcome a Pietro Monterisi alla batteria. Alcune rimangono, altre sono nell'aria. Nel ritmo bisogna sempre essere in due, uno suona la batteria e l'altro suona il basso. Questo è, sono i fratelli del ritmo, the brother of the rhythm. Please welcome on the bass from Cannes, Patrick Djivas. Thank you.
sei rimasto qui, però non ti svoltare, va bene anche così.
too soon, it's only afternoon. Watch the pools and watch the ball still tan. Shuts his eyes, wake up, it's Monday again. Thank you.
Grazie. Some more songs. Vogliamo suonare ancora? One, two, maybe three. Quante gocce di rugiada intorno a cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, o forse no. La sveglia mi guarda, non so. C'è l'odore della terra, odor di grano. Sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia, penso a te. Sembra quasi un mare.
ma quasi paura che si perda. Thank you.
leggero, c'è l'uomo che va. Grazie. Grazie. Quando mossa? Una. We would like to play. Vorremmo suonare. La luna nuova, four holes in the ground.
di luna nuova. Tra fuochi accesi a bruciare paure, but it might be just too well stopped her. That man, she was coming in, she came in as a daughter, but it just too Nioni, motete colote, totemu reci desu. Aratatasi totomoni, kokote ensau tekiru, kotoni, kanshawa, simazu, aisite mazu. E buono thank, vogliamo ringraziare Mr. Nob, stage manager, Mr. Tom, interpreter, Tomo, monitor engineer, Koji, lighting engineer, Mr. Nobu, the promoter, Lai Li, coordinator, and also Masa-san, Ashuchi, and also Leonardo. We love you. And Sergio. Our sound engineer, Sergio Barlozzi from Genova. Paul Milosevic. Okay,
Yes, Flavio Premoli, Franco Mussida, Patrick Djivas, Lucio Fabri, Piero Monterisi, it's me, Di Cioccio San. Thank you!